Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste sono le principali notizie di oggi. Valdagnola, cocaina veniva venduta in pizzeria, arrestati titolare e pizzaiolo, locale chiuso per 15 giorni. A seguito di alcune segnalazioni, i carabinieri hanno fermato alcune persone uscite dalla pizzeria Lucignolo di Novale. Sono state trovate in possesso di dosi di droga. Dalle perquisizioni sono emersi 59 grammi di cocaina, 250 di hashish, oltre 8.000 euro in contanti. Sono scattati due arresti. Il questore ha disposto la chiusura per 15 giorni. Monte di Malo cede, un travetto cade dal fienile per 4 metri, ferito un 61enne. Infortunio domestico senza conseguenze gravi questa mattina a Monte di Malo. Un 61enne è precipitato dal tetto di un fienile dove era salito per sistemare alcuni coppi danneggiati o spostati dalla recente ondata di maltempo. Breganze, giovane ubriaco si scaglia contro i carabinieri, arrestato per lesioni, resistenza, oltraggio, guida in stato di ebbrezza. Fermato nella notte fra martedì e mercoledì, prima si è sottoposto al test con l'etilometro, ma quando ha capito che il tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito, gli stava per essere ritirata la patente, ha ingiuriato e aggredito pesantemente i carabinieri. Montebello Vicentino è pronto ad andare in carcere Riche, il camionista che ha travolto e ucciso Rebellin. Il camionista tedesco che ha travolto e ucciso lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino, l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è pronto a tornare in Italia e di andare in carcere, lo afferma il giornale di Vicenza che ha parlato con l'avvocato Nardin, chiamato a difendere Wolfgang Rieke di 62 anni. Asiago, scala esterna pericolante a causa del vento, pompieri in azione all'osservatorio astronomico. Un tecnico dell'osservatorio si è accorto che la scala in ferro a supporto dei manutentori era pericolante fuori dai supporti, probabilmente danneggiata dal forte vento dei giorni scorsi. Schio, vitalità e vivibilità in centro storico. Nuove deroghe per le attività rumorose nei locali della città. La deroga in sé consiste nella possibilità di svolgere attività di pubblico spettacolo venerdì e sabato fino alle 24, la domenica fino alle 23:30. Il comune, assieme alle associazioni di categoria, redige un calendario che permette di evitare che le manifestazioni organizzate dai locali si sovrappongano l'un l'altra. Bassano del Grappa, piano Baxi, San Lazzaro, domani il voto in consiglio comunale, CISL e UIL, tenere insieme lavoro e ambiente è possibile. Appuntamento clou domani in consiglio comunale, chiamato ad approvare l'accordo con Baxi e Pengo, che segna la cementificazione di un'area agricola nel quartiere San Lazzaro, grande come 45 campi da calcio. Oggi hanno parlato i sindaci, il PD chiede un referendum, intanto si è dimesso il presidente del consiglio comunale, Quota Lega. San Vito di Leguzzano, dal salto in lungo all'avventura professionale, Giada Palezza racconta la massofisioterapia. Sognava di fare l'investigatore o addirittura l'astronauta, ma la vita ha preso altre strade, fino a quella dello studio di massofisioterapia aperto a San Vito di Leguzzano. In mezzo alle deviazioni non sono mancate, dal titolo di studio come geometra, che poi non ha portato agli sbocchi sperati, sino alla carriera sportiva come ginnasta di primo ordine. Pagina dell'Eco Nazionale, dall'estero, BCE alza i tassi al 4,25%, Lagarde a settembre possibile pausa ma non taglio. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare ancora i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso su rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, quello sui prestiti marginali al 4,50%. Politica, dall'estero, Meloni vola da Biden negli Stati Uniti, focus su Africa, Via della Seta e Ucraina. Prima visita da Premier alla Casa Bianca per Giorgia Meloni.
Presidente del Consiglio è atterrata a Washington per una missione di 2 giorni ricca di impegni istituzionali. Sport, mondiali di scherma, podio tutto azzurro nel fioretto femminile, Alice Volpi, medaglia d'oro. Mondiali di scherma 2023 ospitati dalla città di Milano sono partiti alla grande per l'Italia. Il fioretto femminile azzurro torna sul tetto del mondo con un incredibile tris. Alice Volpi è d'oro dopo il successo in finale su Arianna Errigo, il bronzo è di Martina Favaretto, battuta dalla compagna di squadra Errigo in semifinale. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci a domani.